Thank you.
Buongiorno agli amici di Franco, 29 febbraio 2020 si gioca a Collecchio la partita di Primavera 2 Parma-Milan, l'ultima partita di Coach, ma non solo di Coach, ma in gran parte anche di tutto il calcio. 6 mesi che pesano come un macigno, che hanno messo a dura prova tutti. 5 settembre 2020, un giorno che segna e ci fa sognare un ritorno alle nostre abitudini, a come eravamo e cosa stavamo facendo prima di venire interrotti e bloccati da una situazione e condizione di vita spaventosa. Nel nostro immaginario c'è sempre un pensiero che ci trasporta più avanti nel futuro, e così il nostro cammino è legato a un filo conduttore che ci accompagna nella vita, un filo sottile che in più occasioni rischia di spezzarsi, ma fortunatamente resiste e ci permette di continuare e andare avanti. Ho ricominciato da dove ero stato interrotto, proprio per cercare di riannodare il filo che si era spezzato. Apro una parentesi, il primo contatto che ho avuto con il calcio è stato ai primi di agosto, quando sono andato a Ischia dal mio amico Gerardo, presidente della scuola Calcio Mondo Sport, e lì ho incominciato a riassaporare in mezzo ai bambini il gusto del calcio. Quindi saluto e ringrazio Gerardo per questa grande opportunità che dopo tanto tempo mi ha dato per tornare sui campi di calcio. E è come trovarsi su una scacchiera e studiare le mosse in anticipo, ma non sempre si vince perché l'avversario è più bravo e alla fine si esce sconfitti. In questi 6 mesi devastanti, ma alla fine quello che conta veramente è star bene, le difficoltà si superano sempre, anche se questo stop lascerà degli strascichi difficili da scrollarsi di dosso, con l'incertezza che tutto non è ancora passato, ci aspettano ancora tempi difficili, ma il dado è stato tratto e tornare a vedere una partita dentro uno stadio era il mio desiderio che ieri si è avverato. Una sensazione strana, quasi surreale, perché pensandoci bene, il prezzo carissimo che è stato pagato con la vita ha riguardato le persone anziane con delle malattie pregresse, ma anche i più giovani hanno versato alla causa un contributo altissimo, straordinario, dovendo rinunciare ai capisaldi esistenziali che sono la scuola, lo sport, le relazioni sociali. Bene, ricominciamo proprio da dove avevamo interrotto sul più bello. Non ho ricominciato proprio come volevo io, ma con i tempi che corrono è già una buona ripartenza. Ho fatto solo gli highlights, ma va bene così, aspettando tempi migliori. Ma ho in serbo qualche novità che non voglio anticipare per non fare brutta figura, nel caso poi fossi smentito e non si concretizzasse. Ma parliamo della partita, ricca di gol, ma non solo, ricca anche di spunti degni di nota. Parliamo prima del Parma, che conosco meglio, una squadra a mio giudizio ben costruita, mi sbilancia, non è da me, tra le favorite del suo campionato, sicuramente da registrare la difesa, ma dal centrocampo in su tanta qualità. Bassoli e Luscetti dal Milan, due innesti che nella categoria fanno la differenza, con Traoré e Silva, Lopez davanti, ci sarà da divertirsi. Il Fiorenzuola, che da qualche anno non smette di stupire, l'appetito, vi ricordo, viene mangiando, punta sempre in alto e si è rivelata una squadra giovane ma competitiva e alla fine credo siano rimasti tutti contenti. Buona ripartenza a tutti nel calcio e in generale nella vita. Buon calcio social a tutti.